Amici di Italia 1, sono alla Scala di Milano. Sta per avere inizio il terzo concerto dell'Orchestra Filarmonica del Teatro alla Scala. Direttore Claudio Bado, in programma arie di Beethoven, Wagner e Bartok. Mentre il pubblico sta prendendo posto, abbiamo il piacere di proporvi due brevi interviste al maestro Claudio Bado e al sovrintendente Carlo Maria Badini. Sono le 13.30, è appena terminata la prova del terzo concerto della Filarmonica del Teatro alla Scala di Milano. Direttore Claudio Bado. Maestro, dove ha trovato questa partitura? Questa partitura l'ho trovata al Musikverein a Vienna, no? E trovo molto interessante perché è una vecchia partitura che è stata usata dai grandi direttori dell'epoca, cioè già alla fine dell'Ottocento, cioè la prima esecuzione nel 1861. E poi troviamo direttori come Richter, come Mahler stesso, come Strauss, come Weingartner e Richter anche, che hanno eseguito questa Eine Faust Ouverture al Musikverein di Vienna. Quindi per me è stato molto importante trovare questa partitura con tutti i segni dei tempi. E qual è il filo conduttore degli autori di questa sera? Perché questi tre autori insieme? Beethoven è una continuazione, perché hanno già eseguito altre sinfonie nella Filarmonica della Scala con Lori Mazel nel precedente concerto, e quindi vorremmo preparare praticamente tutte le sinfonie di Beethoven negli anni. Wagner, c'è il centenario che cade quest'anno, quindi mi sembrava doveroso includerlo nel concerto. E Bartok rappresenta praticamente per il Novecento uno dei maggiori compositori di questo secolo. Senta, in breve, un bilancio della Filarmonica da quando è nata fino ad oggi. La Filarmonica è nata l'anno scorso e si spera che ogni anno ci siano sempre più concerti, fino ad arrivare, speriamo, al numero dei concerti che fanno i filarmonici di Vienna, che praticamente hanno una struttura molto simile a quella della Scala, cioè suonano alla sera all'opera e poi durante i mesi fanno qualche concerto, appunto 8-9 concerti all'anno. Grazie. Dati lo scorso anno dalla Filarmonica e altrettanti quest'anno. Come mai questo? Volete fermarvi al numero perfetto? No, noi pensiamo di essere già un'orchestra perfetta. L'orchestra della Filarmonica ha dato già la testimonianza di questa sua perfezione. Il 3 è un numero casuale che abbiamo ripetuto quest'anno per la seconda volta. I nostri traguardi sono bene maggiori, vogliamo certamente arrivare a dare a Milano, e non soltanto a Milano, una presenza numericamente più rilevante. Questa sera è un battesimo perché per la prima volta l'orchestra, nella sua compiuta autonomia di atti anche formali, si presenta al pubblico della Scala, un battesimo a cui ne seguirà presto un altro dopodomani, cioè il primo concerto che la Filarmonica darà all'estero, a Lugano. Quindi cerchiamo di andare oltre. Ecco, già da sabato siamo al numero 4 e abbiamo rotto la barriera del suono del 3. E ora a tutti buon ascolto.